Allora, questo brano qua, tanto mi sentite, vedete le mie mani che cambiano il disco perché altrimenti non posso fare, non ho ancora un assistente e anche se ce l'avessi non potrebbe stare qua in questi giorni di quarantena, però non lo faccio ancora partire, aspettiamo un attimo. Questo brano qua che avete sentito è Find the Cost of Freedom di questi signori qua, in realtà qua ne vedete soltanto tre, vedete David Crosby, vedete Stephen Stills e vedete Graham Nash. Oggi parliamo di questi signori ormai un po' forse démodés, un po' passati di moda, fatemelo dire, da tanti punti di vista, ma credo che sia importante, che sia stato importante cominciare con questo brano che è tratto da questo disco qua, che si chiama Déjà Vu ed è il primo disco in studio di Crosby, Stills, Nash and Young, perché c'era anche Neil Young. Questo brano uscì originariamente solo su 45 giri, come reazione a una. Allora, vediamo un po'. Ok, vedo un po' di commenti. Scusate, mi interrompo ogni tanto, ma perché ci sono veramente, come al solito, tanti commenti e sono contento. Dicevo, questo brano uscì come retro di un 45 giri che si chiamava Ohio, dal nome dello stato in cui nel 1970, il 4 maggio 1970, ci fu una strage. Di studenti che stavano protestando, pare pacificamente, sicuramente erano disarmati, contro la guerra in Vietnam e contro soprattutto il bombardamento di quei giorni della Cambogia da parte degli Stati Uniti. L'esercito statunitense sparò un sacco di colpi, ci furono 9 feriti, fra cui anche un paralizzato, e purtroppo 4 studenti morti. E Neil Young immediatamente scrisse questa canzone, Ohio, molto rabbiosa contro quello che era successo, e Stephen Stills scrisse appunto Find the Cost of Freedom. Le parole, poi la riascoltiamo in un'altra versione, Find the Cost of Freedom. È un periodo in cui, come dire, dobbiamo un pochino riabituarci tutti un po' al costo della libertà e a capire cos'è, a capire come va guadagnata e perché crediamo a volte di essere liberi e a volte invece, come in questo periodo, ci sentiamo un pochino prigionieri in casa. Il testo dice: trova il costo della libertà, sepolto nel terreno. La madre terra lo sta ingoiando. Sdraiati. Queste sono le semplicissime parole di Stephen Stills di questo singolo. Vi faccio vedere, già che ci siamo, un po' una, come al solito, una carrellata di dischi, in questo caso 33 giri di Crosby, Stills e Nash, che si sono formati nel 68, ma il primo disco è stato, come tanti sanno, nel 1969, questo qua, Crosby, Stills e Nash, il famoso disco del divano. C'è una bellissima foto all'interno di loro tre. E poi si unì a loro anche Neil Young, il loro secondo concerto fu fatto a Woodstock e poi nel 1970 uscì appunto Déjà Vu, un disco strepitoso, un disco molto bello, fatto fra l'altro registrato con dei loro amici californiani, che, fra i cui Grateful Dead, eccetera. Nel 71 uscì questo bellissimo doppio dal vivo, Four Way Street, che è un fondamentale della storia della musica, direi. Chi non ce l'ha sbaglia, perché dovrebbe averlo. Le canzoni del singolo di cui parlavo, quindi Ohio e Find the Cost of Freedom, furono incluse per la prima volta su 33 giri in questa antologia del 1974, con una copertina disegnata da Joni Mitchell, fra l'altro, loro grande amica e autrice anche della canzone Woodstock, perché la canzone Woodstock l'ha scritta Joni Mitchell, non uno di loro. Poi, storia travagliatissima quella di Crosby, Stills e Nash. E Young, ovviamente, sempre il più anarchico, il più, insomma, quello che faceva un po' gli affari suoi, che si discostava dal gruppo spesso. Questo è del 77, registrato con una foto presa sulla barca di David Crosby, grandissimo amante del mare. 1980 esce questa antologia, perché loro si riformano, ci sono un po' di brani remixati, ma niente di che. 1982 esce questo disco sicuramente trascurabile, devo essere sincero, poi in studio non è che abbiano fatto grandi cose dopo. Questo è il retro, vedete un Crosby strafatto di droga, diciamolo, in questi anni con il gattino. Disco dal vivo
Orrendo, fatemelo dire, con insomma, registrazioni veramente, diciamo più che altro esecuzioni fatte male da questi tre alleati. Questo che poi arriva nel 1988 è un disco migliore, un disco un po' del ritorno. Pare che fu anche inciso per aiutare David Crosby che aveva gravissimi problemi di tossicodipendenza. American Dream, 1988, c'era anche un videoclip che girava spessissimo in Italia, ecco i quattro che camminano. Poi 1990, questa credo che sia tra le copertine più brutte della storia del rock, con questi Würstel infilzati su un paesaggio lunare con la Terra in lontananza, ma del resto la storia del rock è fatta anche di orrori. Questo è del 90. Poi nel 94 hanno inciso questo disco qua che esiste solo su CD, si chiama After the Storm, è uscito contemporaneamente a Woodstock 94, che è stato un festival fatto per il 25ennale di appunto Woodstock. Leggo un po' di commenti. Vabbè, questo è un disco in studio doppio LP ancora con Neil Young 1999. Guardando avanti, Looking Forward. Scusate la tosse, ma non è il coronavirus. E, con questo bambino un po' che gioca con la bobina, come dire, noi andiamo avanti, guardiamo comunque avanti. Poi questa antologia, Greatest Hits, vendutissimo fra l'altro, del 2005. Nel 2006-2007 vanno in tour di nuovo con Neil Young, esce questo disco dal vivo a supporto soprattutto di una campagna contro l'amministrazione Bush. E incidono questo disco e poi anche un film DVD, esce nel 2008. Poi nel 2009 questo disco fatto di demo registrati nei primi anni di carriera e poi da lì basta. E in realtà si sa che avevano registrato un disco di cover nel 2008, ma hanno poi litigato col produttore, insomma, vabbè. Detto questo, partiamo con, vi faccio sentire. Di un disco che loro avevano inciso in quattro e che non è mai uscito, che si chiamava Human Highway nel 74. Si riformarono, fecero un tour molto, molto seguito a basso, anche molto seguito anche negli stadi, e poi non se ne fecero di niente perché insomma litigarono come al solito. Allora mi stanno dicendo: hai visto Crosby ieri? No, credo che Stefano Fabri si stia riferendo a una notizia che ho letto ieri, non ho visto Repubblica oggi, ma ho visto che lui dice: se non faccio questo tour che ci hanno appena annullato, muoio di fame perché non ho soldi, senza concerti non riesco a vivere. Fra l'altro David Crosby è il mio preferito dei quattro dal punto di vista compositivo, è assolutamente un genio secondo me. È più geniale dal punto di vista delle progressioni armoniche, dell'uso delle accordature aperte, è assolutamente pazzo. Ma in realtà la driving force, come dicono gli inglesi, della band dal punto di vista musicale in studio era lui, era Stephen Stills, che è quello che li ha sempre un po' riuniti, è quello che ha arrangiato i pezzi, che suonava moltissime chitarre, spesso il basso, l'organo, le percussioni, eccetera. Graham Nash è sempre stato il pacificatore, colui che riusciva
a rimettere insieme questi pazzi scatenati, questi egocentrici incredibili dopo le mille litigate che facevano. E Crosby è l'hippie per eccellenza. Fra l'altro di Crosby mi piace ricordare una cosa, mi piace ricordare che è ispirato a lui il personaggio di Easy Rider interpretato da Dennis Hopper. Perché se uno vede, per esempio, questa immagine qua, questo sulla destra è chiaramente un David Crosby col cappellone, con i baffi, con la giacca con le frange. Mi dicono Stills il più lucido. Probabilmente sì, probabilmente il più lucido musicalmente, ma forse Graham Nash il più lucido di tutti, nel senso quello un po' meno drogato. Ma insomma, sono tutti stati vittime e artefici di un'epopea psichedelica fatta anche di droghe, insomma. Allora, questa era la colonna sonora di Easy Rider. Questi quattro, di cui non l'ho ancora detto, abbiamo due americani che sono Stephen Stills e David Crosby, poi abbiamo un inglese che è Graham Nash e un canadese che è Neil Young. Faccio vedere semplicemente un disco a testa per farvi capire che questi qua hanno inciso capolavori anche fuori dal gruppo. Questo è uno dei più dei dischi più belli della storia in assoluto. Si chiama If I Could Only Remember My Name, è uscito nel 1970, quindi in pieno volo, diciamo così. Di Crosby, Stills, Nash e Young, ci sono tutte le foto dei collaboratori e anche dei parenti, diciamo la verità. Questo è il secondo disco di Stephen Stills, che indica l'orizzonte. Poi c'è Graham Nash, questo è il suo primo disco, l'unico inglese. Lui suonava negli Hollies, mentre invece Crosby, non l'ho detto, ma suonava nei Byrds insieme a Roger McGuinn. E poi questo è un disco bellissimo e molto importante di Neil Young, After the Gold Rush. Neil Young, che vediamo qua sdraiato sul suo divano circondato di chitarre. Young, il prolifico Young, fa un disco l'anno dall'epoca. Vedo un sacco di battute a cui non rispondo perché non mi fanno ridere. Comunque, fatele pure. Allora, vi voglio far vedere però, già che ci siamo, mentre in sottofondo va Our House, che è una canzone scritta da Graham Nash per Joni Mitchell, con cui ha avuto una storia d'amore molto importante, e parla del fatto che insomma lei era un tipino interessante che voleva un po' comandare anche in casa. Allora, alziamo questo vinile e vi faccio vedere la canzone con cui erano primi in classifica nel 1969, prima di registrare Ohio, ovvero parte Teach Your Children. Andiamo. Questa canzone si sente anche, quasi tutte le canzoni più facili, più orecchiabili di Crosby, Stills & Nash sono scritte da Graham Nash, quasi tutte. È quello, come dire, più melodico dei tre. Mi stanno dicendo una cosa che io davo un po' per scontata, in effetti, in questa chat. Giustamente Maria Crupi mi chiede: puoi dirci qualcosa sull'armonizzazione delle voci? L'armonizzazione delle voci è la caratteristica principale di Crosby, Stills, Nash & Young. Qualcuno dice che erano i Beatles americani. Questa secondo me è una mischierata, non è assolutamente così. Però è vero anche che i Beatles erano stati i primi a rendere commerciale, commerciabile un utilizzo di tre voci armonizzate, quella di John, Paul e George. La cordatura aperta è troppo complesso, Maria, non posso risponderti adesso. Però
Sull'armonizzazione dico solo questo, che Phil Collins, che era uno che insomma se ne intende abbastanza di produzione di dischi e di armonizzazioni, per un suo disco che è del 1989, Bad Seriously, chiamò proprio David Crosby a fare le seconde voci, le armonizzazioni, perché sapeva, e aveva perfettamente ragione, che Crosby quando armonizza, quando fa la seconda voce, quando fa il controcanto, fa della roba che non è normale, non è, come dire, intuitiva, non è la cosa che insomma si verrebbe al primo acchito per chi canta, insomma. Sì, l'ho chiamato Maria perché insomma non si chiama anche Maria. Allora, scusate se c'è del battutismo in giro. Allora, intanto preparo un altro video per il finale, diciamo così. Però adesso vi faccio vedere un'altra piccola chicca che non appartiene però in senso stretto a Crosby, Stills & Nash. Cioè, vi faccio vedere se mi riesce di cambiare device, parola che va assolutamente di moda in questo periodo didattica a distanza. Allora, ecco qua, vediamo se mi parte, perché dovete sapere che questa canzone di cui ho parlato all'inizio, Find the Cost of Freedom, è stata reinterpretata niente po' di meno che da David Gilmour, però qui mi sta ripartendo da capo il DVD, quindi ci devo un po' inventare qualcosa da dire sopra. David Gilmour, che nel 2006 incide alla Royal Albert Hall questo disco insomma, un DVD dal vivo e invita un sacco di ospiti. Eccoli qua. E qui c'è anche David Crosby, ci sono anche David Crosby e Graham Nash. Sentite che meraviglia questa versione fatta dal vivo alla Royal Albert Hall. Crosby e Nash con David Gilmour. A cappella, soltanto tre voci, David Gilmour in questo caso fa la parte bassa, l'armonizzazione bassa. Salutano la folla entusiasta della Royal Albert Hall. In questo concerto fanno anche l'armonizzazione di Shannon e Crazy Diamond. No, non Comfortably Numb, ma Shannon e Crazy Diamond. In Comfortably Numb, caro Jacopone, c'era Robert Wyatt e anche David Bowie, che ora vi faccio vedere. Perché appunto in questo concerto c'erano questi ospiti pazzeschi. Qui c'è David Bowie, non so se si inquadra bene perché qui è un po' sfocato. Robert Wyatt sulla carrozzella. Ovviamente c'era anche il povero Richard Wright, tastierista di Floyd, morto nel 2007, e David Crosby insieme a Graham Nash. Fra l'altro c'è una cosa un po' buffa che è successa nel backstage con Gilmour, Crosby e David Bowie che si incontrano e fanno la battuta e si dicono siamo in 3D perché tutti e tre si chiamano David e appunto il loro nome comincia con la D. È una bischierata, ma insomma dei 3D fu abbastanza famosa, Bowie, Gilmour e Crosby nello stesso concerto, tre assoluti fuori classe. Insomma, questi sono Crosby, Stills & Nash. Ho visto un sacco di commenti, ho visto anche che qualcuno ha detto: ma il genio era Neil Young. Non sono d'accordo, nel senso che Neil Young è una persona, scusate, ancora la tosse,
super prolifica, è una persona molto intelligente, una persona molto creativa. Dal punto di vista armonico-musicale, al mio punto di vista, al primo posto c'è David Crosby, al secondo Stills, al terzo Nash, che comunque è un grandissimo compositore, l'ho detto forse quello più melodico, ma insomma è lui. Adesso concludo con non ho pronunciato una parola, nessuno l'ha detta, accidenti, siete distratti. Concludo con quello che è il loro concerto più famoso in assoluto. Quale sarà? Vediamo se qualcuno indovina. Quale sarà il concerto più famoso di Crosby, Stills, Nash e anche Young? Vediamo un attimo. È questo qua. È Woodstock. Woodstock, il loro secondo concerto, pochissimo illuminato, cominciò così. Qui fra l'altro ci sono anche i riflessi di casa mia, vi accontentate. Qualcuno dice che Neil Young è un po' troppo prolifico. Potrebbe essere. Allora, andiamo così. Potete anche dei piccoli errori di chitarra di Stills. Allora, questa esibizione ve la guardate tranquillamente sul tubo quando volete. Intanto ringrazio Duilio dei complimenti immeritati, insomma io mi diverto a fare queste cose, grazie. Mi piace, come ho detto, stare un po' in compagnia delle persone che amano la musica. Sì, questa è Judy Blue Eyes, una suite, caro Maria Crupi. La cosa incredibile che vorrei che notaste quando a casa vi rivedrete da soli questo video, che si trova tranquillamente su YouTube, Sweet Judy Blue Eyes, ma potete vedervi anche tutto quello che hanno suonato a Woodstock, che esiste l'esibizione completa che dura 49 minuti sul tubo. Dicevo, la cosa incredibile è che non stonano. Mi spiego, Woodstock era un palco enorme, senza casse spia, con pochissimi amplificatori, con l'emozione di suonare davanti a 400.000 persone. Questi tre erano già così giovani, ma già erano dei professionisti, avevano un orecchio pazzesco. Qua ci sono anche dei tecnicismi, mi dicono in diretta l'accordatura delle chitarre di Stephen Stills. Vedo dei super fan. Ok, allora, davvero grazie a tutti. Trovate il costo della libertà, questo era il senso di questa trasmissioncina di oggi. Il senso della libertà, il costo della libertà, che spesso appunto è sepolto in terra come se fosse un cadavere. Dovremmo farlo un po' risuscitare in questi tempi cupi che ci aspettano ancora per, secondo me, per almeno un mese e mezzo. Dovremo stare ancora chiusi in casa e saranno le settimane più dure, perché insomma vedremo un po' di caos, temo. E domani vi anticipo che parleremo di un artista apparentemente minore, si chiama Matt Johnson, in arte Dede, perché nel 1987 pubblicò un disco incredibile di cui vi parlerò domani, che si chiama Infected, cioè infetto. E noi siamo preda di questo virus che infetta purtroppo tantissime persone, le fa morire, le fa ammalare e fa stare tante persone isolate in casa. Ma insomma, mi raccomando, dobbiamo assolutamente stare a casa. Ripeto, per quelli che sono ancora in linea, condividete se volete questo video, fate vedere ai vostri amici, come diceva il Papa, portate ai bambini una carezza del Papa, ecco, portate ai vostri congiunti le dirette del Masoni. Va bene, grazie a tutti ancora, a domani e viva Crosby, Stills, Nash & Young!